Ok, eccoci qui, siamo in diretta, o meglio, dovrebbe essere partita la diretta. Allora, buonasera a tutte, guerriere, benvenute all'interno di questa diretta. Anche questa sera, proprio come ieri sera, sono qui con la mia lavagnetta, ma questa volta ho già scritto qualcosina per evitare che cada tutto. Perché, come vi dicevo ieri, qui non ho la mia lavagnetta che avevo in Italia, non la trovo e quindi utilizzo questa lavagna a muro che non è molto stabile. Allora, ok, vedo che la diretta è iniziata perché vedo delle persone che stanno entrando, quindi buonasera a tutte, guerriere, benvenute all'interno di questa diretta. Ciao Lidia, buonasera. Allora, parleremo del dimagrimento automatico, quindi com'è possibile dimagrire in modo automatico, senza fare la fame, senza eliminare i carboidrati e quasi senza rendersi conto di stare effettivamente dimagrendo. Se tutto questo in questo momento ti suona strano, ti sembra assurdo poter dimagrire in modo automatico, senza fare la fame e soprattutto senza seguire una dieta, allora, guarda questa diretta fino alla fine perché ti spiegherò come è possibile dimagrire senza, in modo automatico, senza eliminare i carboidrati, ovviamente, senza fare la fame e senza mai più riprendere i chili persi. Qui Federica, educatrice alimentare, personal trainer, e iniziamo subito questa diretta. Ciao Maria Teresa, ciao a tutte guerriere. Allora, vi siete mai chieste come fanno le persone magre ad essere magre? Vi è mai capitato di avere un'amica o di avere un familiare o chi che sia che nonostante a tavola mangiasse tutto, quindi mangiasse la pasta, il secondo, il dolce, è sempre magro o magra? Vi è mai capitato di vedere una persona magra, di conoscere una persona che quando la guardate dite, mamma mia, ma mangia così tanto eppure è magra, com'è possibile? Sicuramente nell'arco di tutta la vostra vita vi sarà capitato di guardarvi intorno e di avere o degli amici o dei familiari che nonostante mangiassero tutto, comunque avevano un fisico magro, tonico ed armonico. Perché questa cosa è possibile? Cioè, com'è possibile che queste persone siano magre mangiando tutto, mangiando i carboidrati, mangiando la pizza, mangiando il dolce? Sì, ciao Federica, ciao Antonella, ciao Rebecca, ciao a tutte. Io sono da telefono, quindi non vedo tutti i commenti. In ogni caso, stavo dicendo, com'è possibile tutto ciò? È possibile per un semplice motivo. Le persone magre, il segreto delle persone magre è uno. Hanno ricevuto da piccoli quella che è un'educazione alimentare. Da piccoli sono cresciuti con determinate abitudini, con abitudini che una persona in sovrappeso o una persona in grave, insomma, che si ritrova in uno stato di obesità, sono diverse. La persona magra semplicemente ha vissuto in un ambiente in cui le è stato spiegato come mangiare, le è stato spiegato come sedersi a tavola e gustarsi il cibo senza aver paura di ingrassare, senza dover selezionare. Io ho un capello da qualche parte, vabbè, non riesco a vedere dove ce l'ho, però senza aver paura di star lì e selezionare cosa mangiare e cosa no. Il segreto che si nasconde dietro il corpo di una persona magra è tutto un fatto di abitudine, abitudine e di educazione alimentare. Ecco perché vi dico sempre che, soprattutto adesso mi rivolgo a tutte quelle donne che hanno dei bambini piccolini, è importante avere in primis un'educazione alimentare per poi trasmetterla ai propri figli. Perché? Perché un bambino che cresce in un ambiente dove si mangia male, dove si mangia sempre fritto, dove si mangiano merendine a tutte le ore, dove si mangiano solo alimenti confezionati, alimenti ricchi di grassi saturi, alimenti molto calorici. Ieri abbiamo parlato della densità calorica, ok? È normale che questo bambino
cresca con delle cattive abitudini alimentari e non ha un'educazione alimentare. E automaticamente poi questo bambino si ritroverà ad essere in sovrappeso da adulto. E se non cambia le sue abitudini alimentari da adulto, anche da adolescente in alcuni casi, laddove insomma si renda conto che la situazione è quella che è, se non cambia quelle che sono le proprie abitudini alimentari e non riceve una giusta educazione alimentare, il bambino da adulto si troverà ad essere in sovrappeso e se non cambia quelle che sono le sue abitudini alimentari, allora si ritroverà poi ad essere obeso. Quindi dimagrire in modo automatico è assolutamente possibile. Come è possibile tutto ciò? È possibile tramite un cambio di quelle che sono le proprie abitudini e tramite un percorso di rieducazione alimentare. Per cambiare le proprie abitudini ci vogliono, teoricamente, se avete letto sul web, c'è scritto che in 21 giorni potete cambiare quelle che sono le vostre abitudini. In realtà questi 21 giorni sono... non è vero, cioè non funziona proprio così. Ecco infatti che ho fatto uno schemino alla lavagna che adesso andiamo a completare. Cambiare le proprie abitudini alimentari in 21 giorni non è possibile, ok? Non è possibile perché stiamo parlando di un'abilità difficile. È difficile per una persona che è abituata a non mangiare carboidrati, è abituata a mangiare solo zuccheri dalla mattina alla sera, è difficile cambiare quelle che sono le sue abitudini alimentari e correggerle in soli 21 giorni. Perché? Perché quando parliamo di abitudini che possono essere cambiate nel giro di 21 giorni, ok, forse ho trovato il capello che avevo qui, vabbè, stiamo parlando di abilità facili, quindi di abilità, infatti qui scrivo 21 giorni, stiamo parlando di abilità facili, quali possono essere quella di lavarsi i denti 4 volte al giorno, oppure quella di bere 2 litri d'acqua al giorno. Sono abilità facili queste qui, perché semplicemente ogni giorno la persona si sforza mettendo una sveglia, mettendo un reminder, mettendo un cartellino, un post-it per casa con scritto ricorda di lavarti i denti a ore X, anche se non so se possano esistere persone che non lavano i denti, però nel senso questa è un'abilità facile, ok? Quindi tramite un post-it, una sveglia, tramite un qualcosa, la persona riesce in 21 giorni, ripetendo quel gesto di lavarsi i denti per più volte al giorno, 4 volte al giorno ad esempio, in 21 giorni, in realtà anche in 18 giorni, dipende, riesce a inserire nella propria routine giornaliera il fatto di lavarsi i denti 4 volte al giorno, quindi riesce ad inserire questa nuova abitudine all'interno della propria routine giornaliera. Ma stiamo parlando di un'abilità facile, lavarsi i denti è facile. Se invece parliamo di dimagrire in modo automatico, cambiando quelle che sono le proprie abitudini alimentari e iniziando un percorso di rieducazione alimentare che vi porterà a modificare quelle che sono le vostre abitudini alimentari, quindi a sostituire le abitudini che avete adesso che sono sbagliate e che vi impediscono di avere un fisico magro, tonico ed armonico, con delle abitudini che sono corrette e che vi consentiranno non solo di trasmetterle ovviamente a quella che è la vostra famiglia, quindi ai vostri figli oppure alle persone più care che avete vicino a voi, e al contempo raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico senza neanche accorgervene, parliamo di un'abilità difficile e ci vogliono circa 50-90 giorni. Ovviamente dipende da persona a persona, perché poi abbiamo tanti fattori che entrano in mezzo, entrano in gioco e sono diversi per ogni persona, ma su per giù sappiate che per dimagrire in modo automatico e ragionare come ragiona una persona magra, cioè sedervi a tavola e mangiare quello che vi va senza dover sottostare ad una dieta, ad uno schema rigido, senza dover vedere il piatto come grassi, zuccheri, carboidrati, ma semplicemente vedere un piatto di pasta per quello che è, cioè un semplice piatto di pasta,
ci vogliono dai 50 ai 90 giorni. È tutto molto semplice quando avete un percorso da seguire, quando siete guidate e avete una guida che vi guida, perdonatemi per il gioco di parole, verso il raggiungimento del vostro obiettivo e che vi aiuti a cambiare quelle che sono le vostre abitudini alimentari e che vi aiuti quindi a sviluppare questo automatismo di sedervi a tavola e mangiare come una persona magra, ci vogliono 50-90 giorni, ma potrebbero volercene anche di meno. Ok? Quindi dimagrire in modo automatico è assolutamente possibile, ma è possibile farlo solo attraverso un percorso. Come vi dicevo l'altra volta, alla base di un dimagrimento o alla base di un aumento di peso, insomma, se una persona vuole aumentare la massa muscolare, c'è sempre un percorso alla base. Non c'è una dieta fai da te o una dieta fatta da nutrizionista, dietista o chi che sia. Perché? Perché le diete non aiutano. Alla base di una dieta, di uno schema rigido, non c'è un'educazione alimentare, non vi insegnano. Cioè, quando voi andate dal nutrizionista o, peggio ancora, vi affidate alle aziende di bibitoni, quindi vi affidate a quelle persone che vi propongono di sostituire la colazione con il bibitone, di sostituire il pranzo con il bibitone, quando voi vi affidate a quelle persone, ok, loro non vi insegnano a mangiare sano, non vi spiegano come cambiare le vostre abitudini e non vi spiegano, non vi danno quella che è un'educazione alimentare. Quindi vi ritrovate che al termine della dieta magari avete anche perso i chili che volevate perdere, perché se avete seguito la dieta al grammo è normale che vedrete risultati, perché avete fatto la fame, avete eliminato i carboidrati e quindi è normale che vedete risultati al termine della dieta. Ma io non conosco nessuno, o comunque sono rare le persone che conosco, forse una, non so, che seguendo una dieta rigida è riuscita poi a mantenere il risultato nel tempo, è riuscita quindi a mantenere un fisico magro, tonico ed armonico. È molto difficile farlo quando si segue una dieta o ci si affida a bibitoni, pilloline e quant'altro, ma anche a tutti i percorsi che trovate lì fuori, perché tutti i percorsi che trovate lì fuori sono tutti la stessa cosa. E le mie guerriere vincenti mi hanno riferito cose assurde, cose che, come si dice, non lo so, voi umani non potete immaginare di quello che mi hanno potuto dire le mie guerriere vincenti in merito ai percorsi che si trovano lì fuori, che sono tutti uguali, sono tutti copia e incolla e che non vi permettono di raggiungere il vostro obiettivo. Perché? Perché alla base non avviene un cambio di quelle che sono le proprie abitudini alimentari, non c'è una rieducazione alimentare, non c'è personalizzazione, non c'è sostenibilità, non c'è flessibilità e quindi non si può dimagrire in modo automatico. Perché dico dimagrire in modo automatico? Proprio perché quando si vanno a cambiare quelle che sono le proprie abitudini, sedersi a tavola e mangiare non sarà più una tortura, perché paradossalmente il momento del cibo, no? Il momento in cui si pranza, si cena, che sia a casa o che sia fuori casa, che dovrebbe essere un piacere, per molte donne è un inferno. È un inferno perché non riescono a godersi la cena, sono lì che pensano: se mangio la torta ingrasso, se bevo il bicchiere di vino mi esce la cellulite, se mangio il piatto di pasta mi esce la pancia. Ok, sono lì che si fanno tante paranoie, purtroppo, perché hanno delle convinzioni negative che hanno installato quelli lì fuori all'interno della loro mente inconscia, che tra l'altro è dove si trovano anche le abitudini, ok? E quindi non riescono a godersi il momento di condivisione, non riescono a godersi il cibo, non riescono a godersi la serata oppure il pranzo o quel che sia. Devo un attimo bere perché non... Oh! Devo bere. Quindi, stavo dicendo che tutte le guerriere che seguo con protocollo Guerriera Vincente, il mio servizio di coaching online, dimagriscono in modo automatico.
Perché? Perché non seguono una dieta. Perché? Perché non sono a dieta realmente. Proprio questa mattina ho fatto il check con Emanuela, poi lo vedrete stesso da lei, ve lo dirà stesso lei. Ho fatto il check con Emanuela, che è una guerriera che seguo da aprile, quindi sono circa 3 mesi, tra poco dovremo entrare nei 3 mesi di percorso insieme, e tra l'altro ho aggiunto altri mesi, giusto per farvi capire l'efficacia di quello che stiamo parlando, di cosa stiamo parlando. Emanuela, mia guerriera che seguo da 3 mesi, in 3 mesi ha perso quasi 10 kg, ha perso non ricordo quanti centimetri da tutto il corpo, ma ne ha persi oltre 20, su per giù forse saranno un 25, non lo so adesso. Sono andati via quasi 10 kg sulla bilancia, 9 kg, sembra un'altra persona, ma soprattutto finalmente va fuori a cena, a pranzo, tranquillamente godendosi il cibo. Perché? Perché ha acquisito la mentalità da persona magra, ragiona come una persona magra, ha le stesse abitudini, ha la stessa educazione alimentare di una persona magra, di quella persona che probabilmente tanto invidiate perché mangia e non ingrassa. Non è genetica, non è genetica, perché la genetica non conta. Sì, la genetica conta magari quando parliamo di punti di accumulo di grasso, ok? Allora lì è un altro discorso, ma la genetica non conta, perché non è che la persona magra non ingrassa perché geneticamente è fortunata, assolutamente no, la persona magra mangia e non ingrassa perché semplicemente sa ascoltarsi, perché semplicemente ha un'educazione alimentare e ha delle corrette abitudini alimentari. Mangia quando ha fame, non mangia se non ha fame, non mangia per noia e soprattutto non vive le uscite fuori con l'ansia e la paura di ingrassare. Eccola qui, eccola qui. Ciao Manuela, eccoti. Ciao Manuela, eccola qui. Lei può confermare quello che ho detto. Ho un attimo abbassato la telecamera, però vabbè, non fa niente, mi metto più dietro. Eccola qui. Ho nominato lei, ma potrei nominare tutte le altre guerriere che mangiano fuori, potrei nominare Alessia, anche stamattina ho fatto il check con Alessia, un'altra guerriera che seguo, che presto conoscerete sul gruppo, anche lei. Oggi le ho chiesto: Alessia, scusami, ma quante volte a settimana sei andato a pranzo e a cena fuori in questi 17 giorni che stai seguendo il percorso? La sua risposta è stata 5-6 volte o 6-7 volte, adesso non ricordo. 5-6 volte o 6-7 volte, quel che sia, adesso non ricordo, a pranzo, a cena fuori, durante un percorso di dimagrimento. Perché è possibile ciò? Perché grazie al protocollo Guerriera Vincente, quello che è il mio percorso, vado a fare un lavoro di rieducazione alimentare insieme ai miei consulenti, ma soprattutto avviene un cambio di abitudini che permette alle mie guerriere vincenti di avere un dimagrimento automatico, perché loro non sono a dieta. Perdono chili in modo del tutto automatico, non si rendono neanche conto che stanno insomma dimagrendo, ok? Ma tutto questo avviene solo quando alla base di un percorso ci sono i 5 tasselli di quello che è il mio metodo FESPA. Ecco qui, tutto chiaro? Ci sono domande? Qualcosa non è chiaro? Un'altra cosa che volevo aggiungere: non fatevi spaventare dai 50-90 giorni per cambiare le proprie abitudini. Questo non significa che per dimagrire, per ottenere i primi risultati, per perdere i primi 3 kg, 4 kg, 5 kg, quel che sia, dovete aspettare 90 giorni. No, non funziona così. Non è che per perdere centimetri dovete aspettare 3 mesi, perché altrimenti non otterrete risultati. Assolutamente no, ne è la prova anche Valentina, che ha pubblicato un post ieri sera ma è stato approvato questa mattina. Valentina, che vabbè, vedete il nome del marito su Facebook, ma ha scritto un post dove ha detto che in 2 settimane ha perso 17 centimetri da tutto il corpo. Questo non significa, questo discorso delle abitudini che vi ho fatto, non significa che per dimagrire, per ottenere i primi risultati,
voi dobbiate prima aspettare di cambiare le vostre abitudini, quindi aspettare 50-90 giorni e poi ottenere i risultati. Assolutamente no. Semplicemente all'inizio del percorso farete le cose in modo conscio, ok? Dopodiché il tutto avverrà in maniera inconscia. Dopodiché non sarà un problema sedervi a tavola e mangiare tranquillamente. Vi sederete a tavola e poi scriverete a me in privato dicendomi: Fede, oggi ho mangiato la pizza senza sensi di colpa. Oppure: Fede, oggi ho mangiato il panino a pranzo, questa sera ho fatto aperitivo con le mie amiche e non mi sento in colpa. È un processo che avviene giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Ok? Quindi non fatevi spaventare da questo. Ma sarei una falsa a dirvi: cambierete le vostre abitudini alimentari e riuscirete ad avere un'educazione alimentare in soli 21 giorni, perché non è possibile. Parliamo di abilità difficili, non di abilità facili. Chi mi segue lo sa che non sono una che prende in giro, non ho bisogno di prendere in giro, non sono come le persone lì fuori che vi danno la dietina e vi illudono che dimagrite in un mese, in due settimane. Ciao Federica, ciao Anna Maria, ciao a tutte guerriere. Va bene questo periodo per iniziare questo percorso? Certo Clara, certo che va bene. Sai perché? Perché è vero che siamo in piena estate. Questo discorso lo facevo questa mattina ad Emanuela, ma non solo a lei, lo faccio anche alle altre guerriere, proprio perché il mio percorso è flessibile e sostenibile, ok? Si basa su 5 tasselli fondamentali, tra i quali abbiamo anche la flessibilità e la sostenibilità, che sono alla base del mio percorso, ok? Quello che dicevo a loro, e che dico adesso anche a te in diretta, è che siamo in estate, ok? Ne veniamo da un anno e mezzo? Quanti anni sono di pandemia, di Covid? Ne veniamo da un anno particolare. Quindi è normale che ci siano più uscite, è normale che tu voglia comunque andare più volte a cena fuori, più volte a pranzo fuori e voglia comunque goderti l'estate. E il mio percorso è flessibile e sostenibile, quindi ti consente anche di iniziare a metterti in forma a luglio, ma anche ad agosto. Anche perché, ragionate insieme a me, se voi rimandate a settembre, cosa succede? Che vi ritrovate a settembre con 10 kg in più. Perché? Perché avete rimandato, non avete cambiato le vostre abitudini alimentari. Magari vi siete continuate ad affidare a diete fai da te o al vostro istinto e non fate altro che andare ad aumentare magari i chili che vorreste perdere. Quando in realtà, iniziando il percorso adesso, sempre se si rispettano i requisiti e sempre se viene dato l'accesso, perché non è un percorso aperto a tutti, le persone che hanno avuto un no possono confermare. Molte persone sono state respinte perché non erano adatte ad iniziare il percorso, non erano pronte per iniziare il percorso, però se hai i requisiti e ti viene dato l'accesso dai miei consulenti, a settembre ti ritroverai con i chili in meno. Chili in meno che magari se non inizi adesso ti ritrovi poi in più. Quindi assolutamente non c'è un giorno esatto per iniziare un percorso, per iniziare un'alimentazione sana, per iniziare a prendersi cura di sé. Non esiste il giorno giusto e il momento giusto, perché il momento giusto, il periodo giusto in questo caso lo crei tu agendo e muovendo il primo passo. Cosa consigli di mangiare a colazione? Tutto quello che ti va. Io non faccio mai colazione perché non ho fame, o meglio sì, qualche volta la faccio, qualche volta no. Solitamente mangio latte e biscotti oppure mangio, non lo so, quello che mi va, insomma. Quindi in base ai tuoi gusti scegli cosa mangiare, potresti mangiare le uova, potresti mangiare pancake, potresti mangiare latte e biscotti, quello che ti va. Allora, buonasera Federica, come faccio a contattarla? Ciao Maria, allora, contatta uno dei nostri consulenti, ok? C'è un link sul quale puoi cliccare per parlare direttamente con un consulente del mio team direttamente su WhatsApp,
Oppure puoi chiamare questo numero gratuito 800 810 011, e tra l'altro mancano pochi giorni al termine dell'offerta di lancio su Protocollo Guerriera Vincente. Quindi ecco qua. Ma la Coca-Cola Zero fa ingrassare? Assolutamente no, Eleonora, stesso il termine lo dice, Coca Zero uguale zero calorie, quindi no, non fa ingrassare. Le bibite gassate sì, aspettate, aspettate, se no qui si crea un caos e non ne usciamo più. Faccio un sorso e chiariamo questa cosa. Ok, allora passiamo velocemente alle bibite zero, alle bibite gassate. Allora, lo scrivo alla lavagna in modo tale che è anche più chiaro per me. Allora, sperando che non cada tutto. Allora, partiamo dal presupposto, Eleonora, che nessun alimento preso singolarmente fa ingrassare o fa dimagrire. Ciao Nicoletta! Ciao Nicoletta, come andiamo? Ho visto il tuo cambiamento, bravissima, bravissima, complimenti, complimenti. Te l'avevo detto che iniziando e mettendo in atto le nozioni presenti all'interno di Informa Senza Dieta avresti ottenuto risultato. Avresti ottenuto dei risultati, mi sono un attimo distratta. Quindi brava, complimenti, continua a mettere in atto il videocorso, io non so dove sei arrivata, ma continua così, mi raccomando. Ok? Bravissima. Allora, stavo dicendo, parliamo di bibite gassate molto velocemente. Prima di parlare di bibite gassate, ok? Apriamo una piccola parentesi, ok? Non esistono alimenti che fanno ingrassare e non esistono alimenti che fanno dimagrire. Questo che cosa significa? Che tu, Eleonora, puoi dimagrire anche mangiando la pizza ogni giorno. Perché? Perché non è la pizza che ti fa ingrassare, così come non è il petto di pollo che ti fa dimagrire. Perché? Perché non esistono alimenti che hanno poteri dimagranti, non esistono alimenti che vanno a stimolare il metabolismo e ti fanno dimagrire, detto molto volgarmente, e non esistono alimenti che si vanno ad attaccare al tuo tessuto adiposo, quindi che ti fanno ingrassare. Non esistono, ok? Questo deve esserti chiaro e deve essere chiaro a tutte le guerriere che mi stanno ascoltando. Quindi veniamo a noi, le bibite gassate. Allora, le bibite gassate non fanno ingrassare. Perché? Perché non è che se bevi un bicchiere di Fanta o un bicchiere di Coca-Cola normale, quindi non zero, ingrassi. Semplicemente io bevo Coca Zero e consiglio anche a voi che mi ascoltate e che mi guardate di prediligere le bibite zero, perché le bibite gassate apportano tantissimi zuccheri. Ma davvero tantissimi, tantissimi zuccheri. Vi basti pensare che una lattina di Coca-Cola, su per giù, siamo sui 30 grammi di zuccheri. Su per giù, adesso non ricordo perché non la bevo da un sacco. Tra l'altro non mi piace neanche perché è troppo dolce, è troppo zuccherina. Ok? Vi racconto questo episodio che capitò ad una guerriera un annetto fa forse, adesso non ricordo. Eravamo all'inizio del nostro percorso, ok? Mi contatta un giorno e mi fa: Fede, guarda, io devo dirti una cosa. Dimmi, che cosa è successo? Io penso di aver fatto un macello. Perché? Che cosa è successo? Che hai combinato? No, è perché io in 3 giorni, in 4 giorni, ho bevuto circa 10 bottiglie di Estate Zero. Di Estate. 10 bottiglie da 1,5 litri. In quel momento io sono rimasta sconvolta, perché 10 bottiglie da 1,5 litri di Estate, questa ragazza ha bevuto non so quante calorie liquide, forse 4.000 calorie liquide, adesso non ricordo perché è successo un anno fa, non ricordo neanche se fossero 10 o più bottiglie di Estate normale, quindi quello con gli zuccheri, ok? Fatto sta che ovviamente, vabbè, non è successo nulla, l'ha fatto per una volta, poi non l'ha fatto più, non fa nulla.
Però il discorso è questo, piuttosto che bere litri e litri di zuccheri, perché all'interno delle bibite gassate trovate gli zuccheri, è meglio prediligere la soluzione zero, perché è vero che contiene aspartame, ma ricordate che l'aspartame fa male in grosse quantità, non in piccole quantità. Cioè, se bevete due bicchieri di Coca Zero al giorno, tre bicchieri, non succede nulla. L'importante è che non bevete ogni giorno 10 litri di Coca Zero, perché allora lì sì che poi nel lungo periodo fa male, ma come tutto d'altronde, perché ricordate che tutto fa male, sono gli eccessi che fanno male, non la singola giornata. Ok? Fatto sta che questa mia guerriera avrebbe fatto meglio a mangiare tre pizze. Sarebbe stato molto meglio, perché almeno avrebbe apportato nutrienti al suo corpo e non solo zuccheri. Allora, a questo numero che voi dite risulta non raggiungibile, impossibile, prova, probabilmente è sbagliato qualcosa, 800 810 011, oppure Vanna, se non riesci contatta una delle nostre consulenti su WhatsApp. Il controllo delle calorie di ogni alimento è fondamentale in questo percorso? Allora, dipende. Di ogni alimento no. Di ogni alimento assolutamente no, non ha senso tenere traccia di ogni alimento che mangi, ma per tutte le informazioni, Angela, io ti rimando ad una delle nostre consulenti. Grazie. Ok, perfetto. Ok, abbiamo parlato quindi anche delle bibite gassate che non c'entravano più di tanto con l'argomento di questa diretta. Facciamo un breve recap. All'interno di questa diretta abbiamo parlato del segreto dei magri, quindi vi ho svelato, ok, come ragiona una persona magra e perché quella vostra amica, quel vostro amico, oppure semplicemente una persona che conoscete che si siede a tavola e mangia, è sempre magra. Abbiamo scoperto che dietro una persona magra altro non c'è se non un'educazione alimentare e delle corrette abitudini alimentari. Abitudini alimentari che vengono acquisite da piccole, da piccoli o da piccole, che poi vengono insomma portate avanti fino in età adulta. Ok? Quindi per ragionare come una persona magra e per avere un dimagrimento automatico, ovviamente bisogna seguire un percorso, in questo caso protocollo guerriera vincente, ma alla base del percorso deve esserci un percorso appunto di rieducazione alimentare e un cambio di quelle che sono le proprie abitudini alimentari, altrimenti non si può raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico. Ed infatti tutte le dietine, le diete fai da te, tutto quello che avete seguito finora, se state guardando questa diretta, non ha funzionato proprio perché alla base non vi era un percorso di rieducazione alimentare, ma posso dirvi che non vi era proprio un percorso, perché quando prendete una dieta fai da te, quando fate una dieta fai da te, quando fate una dieta da un nutrizionista o chi che sia, o peggio ancora vi affidate ai bibitoni, alle pilloline, a quella robaccia lì, lì non c'è proprio un percorso alla base, non c'è proprio personalizzazione, non viene posta attenzione alla persona. Tra l'altro non c'è anche nessun tipo di supporto, quindi se quella dieta non ti sta bene, se quell'alimento non ti piace, sono fatti tuoi, la dieta è questa e si migliora così, punto. In realtà non è così, non è assolutamente così, perché ognuno di noi è diverso e se una cosa non va bene, se un alimento non piace alla persona che si ha davanti, si cambia, perché si può cambiare tranquillamente. Vabbè, senza dilungarmi troppo, quindi abbiamo visto che per raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico ed avere un dimagrimento automatico bisogna ragionare come una persona magra, bisogna avere la mentalità che hanno i magri, quindi bisogna avere delle corrette abitudini alimentari e una rieducazione alimentare. Abbiamo visto che le abitudini non si cambiano da un giorno all'altro. Se parliamo di abitudini, di abilità facili, che tra l'altro ho cancellato, quindi lavarsi i denti, bere 2 litri d'acqua al giorno, non lo so, fare qualche attività facile, ok? È possibile andare a cambiare quelle che sono le proprie abitudini in 21 o 18 giorni, in 18 o 21 giorni. Se parliamo di andare a cambiare quelle che sono le proprie abitudini alimentari,
allora il discorso è un po' diverso, perché ci vogliono dai 50 ai 90 giorni. Ovviamente, come vi dicevo prima, questo non significa che per ottenere risultati e per iniziare a dimagrire, per iniziare a liberarvi dei chili di troppo, dovete aspettare 50-90 giorni, assolutamente no. I risultati arrivano, anche in un mese si possono ottenere dei risultati abbastanza rilevanti, però è di fondamentale importanza capire che per andare a cambiare quelle che sono le proprie abitudini alimentari e per sedersi a tavola e mangiare senza avere problemi, imparare a controllarsi, imparare a gestirsi, imparare ad ascoltarsi e quindi mangiare quando si ha realmente fame, non se si è annoiati o per qualsiasi altra cosa, c'è bisogno di un tempo, di un lasso di tempo che va dai 50 ai 90 giorni. Quindi vi ho fatto anche un riassunto della diretta che ho ottenuto, insomma, questa sera. Io non so se ci sono domande, può essere anche che ci sono domande, ma io non le leggo perché sono da telefono e non leggo. Devo bere un'altra volta, altrimenti... Ok. Una volta che acquisite un'educazione alimentare, una volta che capite come nutrire il vostro corpo, le quantità di cui il vostro corpo ha bisogno per vivere e non per sopravvivere, come state facendo se state facendo la fame, il dimagrimento diventa automatico. Diventa automatico perché non dovete più focalizzarvi su oddio, devo eliminare i carboidrati, devo prendere la pillola, devo prendere il bibitone, tutto questo, poi questi pensieri scompaiono perché iniziate a capire finalmente, e questo l'ha scritto anche Valentina nel post che ha fatto ieri, ma lo dicono anche tutte le altre guerriere all'interno delle interviste fatte con me o con il mio team di consulenti. Una volta che iniziate a cambiare le vostre abitudini alimentari, una volta che avete una vostra educazione alimentare, poi vi rendete conto che i carboidrati vanno mangiati e sono fondamentali, che non bisogna rinunciare ai cibi che più vi piacciono per essere in forma e soprattutto vi rendete conto di tutto il tempo che avete perso e di tutti i soldi che avete buttato, purtroppo non per colpa vostra, per colpa di chi si divertiva a spillarvi soldi con bibitoni, polverine magiche e quant'altro, che non funzionano e mai funzioneranno. Voi non sapete realmente quante volte mi hanno contattata, sia a me sia al mio team di consulenti, queste persone, queste donne che lavorano per queste aziende di bibitoni, chiedendo di entrare nel percorso. Alcune sono anche all'interno, ma vogliono restare anonime, giustamente, perché altrimenti poi non vendono più i loro prodottini. Però sappiate che alcune donne che vendono i bibitoni, quindi che vi spacciano le polverine, i sostitutivi del pasto per miracolosi, sono all'interno del mio percorso. Alcune, non tutte. Quindi... quando vi vedete la pubblicità di queste persone che stanno uscendo ormai come funghi perché siamo a luglio, ci stanno tartassando da maggio con queste cose, questi bibitoni, queste pilloline, non cascateci, ma soprattutto, molto spesso, quando vedete una persona che vi sta proponendo la polverina magica per dimagrire, focalizzatevi un attimo sul vedere il suo fisico. Perché molto spesso sono donne che sono in sovrappeso, che vogliono insegnare a voi come dimagrire. Ma se loro in primis sono sovrappeso, come possono dirvi come dimagrire se loro non sanno come si fa? Perché altrimenti già l'avrebbero fatto. Se il prodottino proposto, la polverina magica o il bibitone magico, fosse realmente miracoloso e facesse realmente dimagrire, la persona che ve lo sta proponendo dovrebbe essere in primis magra, eppure non lo è. Vabbè, non voglio dilungarmi troppo su questi bibitoni, però non se ne può più. Io sono contro e continuerò sempre la mia lotta contro queste aziendine, queste aziende di pilloline e bibitoni che
non se ne può più. Purtroppo si duplicano in continuazione e io non smetterò mai di dirvi: diffidate da pilloline bibitoni, perché per arrivare ad un dimagrimento automatico potete mangiare tutto. Potete mangiare la pasta, potete mangiare la pizza, potete mangiare il pane, potete mangiare le patate, potete abbinare due fonti proteiche diverse. Ecco, sfatiamo questo mito delle due fonti diverse. Anche sul gruppo ogni tanto ho letto qualche commento di qualcuna che diceva: ma scusa, ma mangi due fonti proteiche diverse? Allora, si possono abbinare sia due fonti proteiche diverse, quindi sia fagioli e tonno, ad esempio, sia due fonti glucidiche diverse, quindi ad esempio pasta e patate. Si possono abbinare perché è un falso mito quello del non abbinare più fonti proteiche perché fa male, perché non è così. Si possono abbinare, l'unica cosa che potrebbe succedere è un rallentamento della digestione, quindi potreste impiegarci più tempo a digerire quegli alimenti, ma non succede assolutamente nulla, quindi non abbiate paura di mangiare tranquillamente uova e formaggio, che tra l'altro è un abbinamento pazzesco, è un abbinamento buonissimo. Io ci faccio la pasta con le uova e il formaggio, tra l'altro, se non ricordo male, uova e formaggio è una ricetta che si trova anche all'interno del mio ricettario in forma con gusto, quindi sfatiamo anche questo mito. Ora, io non so se ci sono domande, verissimo, verissimo Giorgia, sì, verissimo. Se ci sono domande, rispondo giusto alle ultime due domande e poi stacco questa diretta. Quindi non lo so se ci sono domande, io bevo un altro po', sono qui. No, ma dai, desidero una pasta e patate da una vita, mi hanno sempre detto non mangiare pasta e patate insieme. Pasta e pane insieme o pasta e patate? No, vabbè, vabbè, sì. Maria Teresa, adesso sai che è un falso mito. Perché ti hanno detto che non potevi mangiarla? Perché poi se tu chiedi, no? Se tu chiedi a queste persone, scusa, ma perché non posso mangiare pasta e pane? Perché non posso mangiare pasta e patate? Non sanno risponderti, non ti rispondono. No, perché fa male, ok? Perché fa male? Spiegami. No, fa male, ho sentito così, ok? Dove l'hai sentito? No, l'ho letto su internet. Ma lo sai che su internet posso scrivere anch'io? Cioè, io posso scrivere tranquillamente, ho scritto un libro, ho scritto dei videocorsi, io posso scrivere su internet. Però su internet può scrivere anche la signora Pina che non ne capisce nulla. Ok? Perché ingrassavo? No. No, non si ingrassa, semplicemente, lo ripeto, l'unica cosa, l'unico effetto negativo, tra virgolette, che potresti avere mangiando pasta e patate o mangiando, che ne so, fesa di tacchino e uova, che sono due fonti proteiche diverse, l'unica cosa che può succedere è un rallentamento della digestione, quindi semplicemente impieghi più tempo per digerire quello che stai mangiando, ma assolutamente puoi mangiare tranquillamente pasta e patate, tra l'altro è anche buonissima pasta e patate, ma anche pasta e pane, cioè io ti parlo di nutrizionisti che me lo hanno detto. Sì, Maria Teresa, ma non sei la prima che mi dice che ci sono nutrizionisti che dicono queste cose. Anche un'altra ragazza, ma in realtà più anche donne, mi hanno detto questa cosa. Quando hanno visto magari il mio percorso, hanno visto i menù, oppure hanno visto degli esempi di alimentazione tipo e hanno visto che io facevo mischiare le fonti proteiche, anche loro mi hanno detto: però io finora non ho mai mischiato, posso farlo? Sì, si può fare. Ma per seguire la tua dieta cosa si deve fare? Milla, ti dico già che non sei pronta per seguire il mio percorso, perché già che usi il termine dieta significa che non segui abbastanza le mie dirette, perché io sono contro le diete e non do una dieta, quindi già mi sa che non sei pronta per seguire il percorso. La cioccolata al latte fa male? Dov'è? No, Francesca, non fa male. Anzi, tra cioccolato fondente e cioccolato al latte cambia ben poco.
Molti quando inizi la dieta, che non è il mio caso perché sono contro le diete, lo ripeto, però quando inizi la dieta tipo dal nutrizionista, quello che vedi è che all'interno della tua dieta rigida trovi ad esempio 20 grammi cioccolato fondente 90%. Che io voglio dire, no? Ma il cioccolato fondente al 90%, ma chi lo deve mangiare? Ma non è cioccolato, è amaro, è una cosa che non è dolce. Quindi, per rispondere alla tua domanda, il cioccolato al latte non fa male. Quello che fa male è ovviamente sempre la dose, ok? È sempre la dose che fa il veleno, ok? Allora, guerriere, per sapere, per vedere se avete i requisiti per seguire il mio percorso, o chiamate il numero gratuito 800 810 011, oppure contattate uno dei nostri consulenti cliccando su un link che troverai nei commenti. C'è un link nei commenti, non so se qualcuno l'ha fissato anche in alto il commento, dove trovi il link per parlare su WhatsApp con uno dei nostri consulenti. Perché non si possono mangiare i legumi? Dove hai sentito questa cosa, Vanna? Dove hai sentito questa cosa dei legumi? Chi ha detto questo? Un altro nutrizionista? No, vabbè, qui non cancello, altrimenti cade tutto. Questi capelli... I legumi possono essere mangiati e devono essere mangiati. Ovviamente se sei un soggetto iperteso è un po' diverso, perché i soggetti ipertesi non devono eccedere con il consumo di fibre, perché i legumi contengono fibre. Però se non sei un soggetto iperteso puoi mangiare tranquillamente i legumi. I legumi che sono sia carboidrati che proteine. I legumi non sono solo proteine e non sono solo carboidrati. Ok? Che poi, tornando al discorso del cioccolato fondente, no? Che è quello che danno solitamente quando si inizia una dieta rigida. E per carità, il cioccolato fondente è buono, lo mangio anch'io, ma non al 90% o al 99%. Però immaginate, no? Di mangiare questo cioccolato fondente al 99%, che magari vi è stato inserito all'interno della dieta. Immaginate che sia l'unico dolce che voi abbiate, magari siete anche golose. Immaginate di scartare questa tavoletta di cioccolata, di scartarla perché finalmente avete il cioccolato fondente, potete mangiare qualcosa di dolce, poi prendete questo pezzettino, lo mettete in bocca ed è amaro. E vi viene la nausea nel dare un altro morso a quel cioccolato fondente, che tutto è tranne che cioccolato, è cacao amaro puro. E non è meglio un pezzettino di cioccolato al latte o di cioccolato bianco a questo punto, che almeno vi toglie la voglia di dolce e non vi fa cadere poi in abbuffate, cioè non vi fa arrivare al weekend che desiderate magari di mangiare la cioccolata e finite per mangiare tutta la barretta. Non per colpa vostra, ma perché se vi private dei cibi che più vi piacciono, se vi fanno privare dei cibi che più vi piacciono, poi arriverete ad un punto in cui non ce la fate più e giustamente volete mangiare quel cibo. La Nutella è vietata, vero? Assolutamente no. Per quanto riguarda il mio percorso, con risultati garantiti, la Nutella non è vietata. La Nutella può essere mangiata tranquillamente. Ovviamente non può essere mangiato il barattolo di Nutella, però può essere mangiata tranquillamente. Ci sono alcune mie guerriere vincenti che fanno colazione con latte, fette biscottate e Nutella. Perché? Perché non esistono cibi buoni e cibi cattivi. Sì, la Nutella contiene olio di palma. Sì, l'olio di palma fa male. Sì, ma non è il cucchiaino di Nutella o non è i 20 grammi di Nutella al giorno o quel che siano, 30 grammi, poi dipende,
Non è il cucchiaio di Nutella ogni giorno che fa male. Il poco di Nutella, voglio dire. Non è quello. Peggio se ti privi della Nutella, ora non so se sia il tuo caso, però è molto peggio privarsene e poi arrivare un giorno in cui mangi tutto il barattolo di Nutella. E queste cose succedono. Succedono perché? Perché purtroppo se vai fuori da questo gruppo trovi la persona che sia il nutrizionista, che sia il dietista, che sia il personal trainer, che sia il fit coach di turno, che sia quel che sia, trovi la persona, anche l'influencer adesso trovi, che ti dice no, se mangi la Nutella ti escono i buchi di cellulite, ma quando mai? Ma no! Se mangi la Nutella ingrassi, ma chi te l'ha detto? Quindi lo so che non è colpa vostra se arrivate un giorno in cui perdete il controllo davanti il barattolo di Nutella o quel che sia. Purtroppo è colpa di tutte quelle informazioni. Adesso ci si mettono anche queste influencer, però voi restate attaccate a questo gruppo, guardate sempre le dirette, anche se le guardate in differita, guardatele ugualmente in modo tale che potete proteggervi da tutti quelli lì fuori. Oramai siamo piene di troppe storie che ci hanno sempre raccontato i nutrizionisti o chi come loro vogliono solo guadagnarci. Ora che ti conosco l'ho capito. Sì, Nicoletta, brava, hai riassunto appieno quello che dicevo io prima. Quello che dicevo prima quando parlavo della mancanza di sostenibilità, di flessibilità e di percorso alla base di una dieta. Cioè, quando prima appunto dicevo che danno la dieta, no? E però non c'è un percorso alla base, proprio questo. Cioè, ti rifilano la solita dieta senza strategia, senza percorso, senza una struttura alla base, ok? E loro semplicemente poi prendono soldi ogni volta. Perché? Perché danno la colpa a te che non dimagrisci, perché non sei motivata, perché non segui il percorso, anzi non il percorso, la dieta, quando in realtà la colpa non è tua. Perché non è possibile che sia sempre colpa tua su 30 diete che hai provato. Cioè è troppo facile puntare il dito verso il cliente quando in realtà sei tu che hai come interesse solo quello di spillargli i soldi e dargli colpa, quando in realtà se tutti i tuoi clienti sono insoddisfatti fatti una domanda e datti una risposta. È che la dieta non funziona. Però questo non tutte lo capiscono. Stasera per la prima volta ho mangiato con gusto e ancora devo iniziare il percorso, figurati se seguo il tuo percorso. Bene, Ermelinda, hai avuto l'accesso al protocollo Guerriera Vincente? Quando non vedi i risultati ti demoralizzi. Assolutamente, è normale. Ma è normale che ti demoralizzi, sai perché? Perché ti convincono in qualche modo che tu non puoi cambiare, cioè ti convincono in qualche modo che è il tuo corpo che non può cambiare, che è la menopausa, che è la tiroide, che è il metabolismo, che è l'età, che è questo, che è quello, che non segui la dieta, che non ti impegni abbastanza, in qualche modo ti danno la colpa di non riuscire ad ottenere risultati e quindi è normale che ti butti giù. Però la colpa non è della persona. Come te lo spieghi se no che tutte le guerriere vincenti che seguo prima di iniziare il percorso con me hanno seguito la dieta chetogenica, la dieta del nutrizionista, la dieta del metodo X, la dieta del progetto X, la dieta di, non lo so, percorso Y, la dieta di questo, di questo, di questo, e non hanno ottenuto risultati, entrano da me,
cambiano quelle che sono le loro abitudini alimentari, iniziano un percorso di rieducazione alimentare ed ecco che ottengono risultati. Non era colpa loro prima, era colpa del percorso sbagliato. Sì, bene Ermelinda, ok, brava, ottima scelta, complimenti per aver deciso di muovere il primo passo nonostante il periodo. Ecco, prima c'era una guerriera che diceva: ma secondo te va bene iniziare il percorso di questo periodo? Quindi complimenti per aver iniziato il percorso protocollo guerriera vincente e complimenti per aver mosso il primo passo nonostante siamo a luglio. Brava, complimenti, ti ritroverai a settembre con chili in meno, se il tuo obiettivo è quello di dimagrire, ovviamente, rispetto a se non avessi iniziato, quindi brava, complimenti. Io soffro di ipotiroidismo dalla nascita e ogni volta che mi sono ritrovata dalla nutrizionista mi hanno sempre demoralizzata prima di iniziare perché mi hanno sempre detto che sarei dimagrita poco. La tiroide c'entra, cioè la tiroide in qualche modo va ad influenzare quelli che sono poi i tuoi risultati. Ok, perché è un ormone importante e inevitabilmente incide. Però questo non significa che non puoi dimagrire o che ti devi buttare giù dall'inizio, perché vale lo stesso discorso che ho fatto poco fa. Cioè, se ti butti giù, e in questo caso non è colpa tua perché ti hanno demoralizzata gli altri, da quello che mi hai scritto, però se ti butti giù e non agisci, se ti lasci buttar giù da quello che ti hanno detto, purtroppo poi ti ritroverai che effettivamente non dimagrirai perché non agisci. Però posso assicurarti che nonostante la tiroide, nonostante l'ipotiroidismo, puoi comunque raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico tranquillamente, ok? Perché la tiroide, lo ripeto, incide, ma non significa che non puoi raggiungere il tuo obiettivo. Magari rispetto ad una persona che non soffre di ipotiroidismo impiegherai un mese in più, ma puoi raggiungere anche tu quello che è il tuo obiettivo quando hai un perché molto forte. Voglio iniziare anch'io al più presto, anch'io spero di iniziare al più presto. Giorgia e Manuela, se non l'avete ancora fatto, parlate con il mio team di consulenti direttamente su WhatsApp, anche perché a giorni, tra pochi giorni, scadrà l'offerta del 25% sul protocollo guerriera vincente. Quindi parlate con se ancora non l'avete fatto, parlate con uno dei nostri consulenti direttamente su WhatsApp, c'è il link qui in chat da qualche parte. Devo fissare la consulenza per la prossima settimana, ho la consulenza sabato con Renata, perfetto. Parlato oggi con Renata, perfetto, perfetto. Allora, abbiamo parlato quindi di dimagrimento automatico e abbiamo capito, adesso che siamo giunti al termine di questa diretta, che cambiare le proprie abitudini è assolutamente possibile, si può fare, ci vorrà un po' di tempo, abbiamo visto che ci vorranno dai 50 ai 90 giorni per cambiare quelle che sono le proprie abitudini, ma vi ho anche detto che questo non significa che inizierete ad ottenere risultati dopo 50 giorni, assolutamente no, ne sono la prova quelle che sono le mie guerriere vincenti che potete vedere qui sul gruppo, che potete vedere anche su YouTube, le loro interviste, le loro foto su Facebook, su Instagram, quindi abbiamo parlato di che alla base del percorso deve esserci un'educazione alimentare, altrimenti si rileva tutto futile e fallimentare, perché senza educazione alimentare, senza trovare il proprio equilibrio alimentare e senza imparare ad ascoltarsi non si ottengono risultati. Perché? Perché non avviene un cambio di abitudini. Si fanno sempre le stesse cose e si torna sempre al punto di partenza. Ma si paga. Il percorso protocollo guerriera vincente è un percorso sartoriale che viene preparato da me e viene cucito addosso a quelle che sono le tue esigenze. È un percorso personalizzato a pagamento. Ci sono tantissimi contenuti che trovi gratuiti, che sono oltre 50 ore di dirette che trovi all'interno del gruppo, quindi
vai a vedere le dirette tranquillamente. Il percorso, ci tengo a sottolinearlo, è un percorso personalizzato a pagamento, quindi sì, assolutamente sì. Ho un team di collaboratori, ho un team di consulenti, siamo un'azienda, quindi il percorso protocollo guerriera vincente è ovviamente a pagamento, ma non è un percorso adatto a tutte e aperte a tutti.